Abbiamo iniziato le indagini a partire dall'autunno del 19 e tuttora sono in corso. L'importanza è questo, abbiamo trovato un limbo di grotta che non è stato mai studiato né indagato fin dai tempi del 39 di Blanc. Abbiamo trovato vari reperti umani, tra cui una calotta cranica, abbiamo, con queste campagne di scavo recenti, abbiamo trovato numerosi individui che saranno in grado di permetterci di gettare una luce importante su quella che è la storia del popolamento dell'Italia. Sono individui tutti adulti, tranne forse uno in età giovanile. Una rappresentazione soddisfacente di una popolazione di Neanderthal che doveva essere abbastanza numerosa in zona. Con questa scoperta abbiamo trovato uno tra i siti che nel tempo si sarà rivelato più importanti non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo per la storia dell'uomo di Neanderthal.